Ciao ragazzi, bentrovati e bentornati. Per chi non mi conosce, io sono Emanuele e se mi seguite sui miei canali social o solo qui, magari nel mio canale YouTube, saprete che di tanto in tanto leggo qualche cosa, qualche libro, vedo delle serie TV, mangio in qualche ristorante e mi piace fare delle recensioni che vi racconti un po' cosa ne penso, magari per aiutarvi anche a scegliere qualcosa da leggere, da mangiare o da guardare. Oggi siamo qui perché avrei il piacere di parlarvi di un libro che ho finito da poco. Il libro è di Luca Bianchini, si intitola So che un giorno tornerai. Ne parliamo subito dopo averne visto la copertina. Ecco, allora, come vi ho detto, il libro So che un giorno tornerai è un romanzo romantico di Luca Bianchini. Luca Bianchini che nasce nel 1970 di Torino. E ci racconta di questa storia vera accaduta nella Trieste degli anni 60, una Trieste che scopre il suo ruolo come linea divisoria tra l'Italia e la Jugoslavia, una Trieste che racchiude delle persone con dei cuori enormi e nello specifico ci parla di una famiglia, i Papin, questa famiglia composta da mamma, papà e 1, 2, 3, 4, 5 figli, quindi abbastanza numerosi, che saranno un po' tutti i protagonisti di questo libro. So che un giorno tornerai è un libro, sì, romantico, e al contrario di quello che potrebbe far pensare, cioè noi idealizziamo l'amore, noi, non tutti magari, ma molti, molti romantici magari immaginano l'amore in maniera un po' idealista, idealistica. E come dice lo stesso Luca Bianchini, l'amore non sporca, non ingrassa, non invecchia e non puzza. E sarebbe bellissimo. Mentre invece questo libro, So che un giorno tornerai, parla di un amore vero, concreto, forse un po' anche grezzo. Praticamente questa giovane ventenne Angela si innamora di un ragazzo, un imprenditore locale, trasferitosi dalla Calabria in Trieste per vendere dei jeans, un jeansinaro, e si innamorano, hanno un figlio, che però questo jeansinaro non ha intenzione di riconoscere a meno che non sarà un maschio. Questa è la premessa che lui fa ad Angela dicendo gli riconoscerò questo bambino. Allora, solo allora, se sarà un maschio. Ovviamente il fato nefasto è un po' burlone, regala invece ad Angela la gioia di una bambina. Il jeansinaro se ne va perché subentra dentro una serie di circostanze che faranno sì che lui se ne vada. Una volta che Angela partorisce ancora sconvolta perché, ripetiamo, l'amore che lei prova per questo ragazzo, questo jeansinaro, è talmente grande che va oltre qualsiasi cosa, anche oltre l'amore che una mamma potrebbe provare per un figlio. Nasce questa bambina, all'inizio non sa neanche come chiamarlo, non aveva neanche pensato, aveva pensato a solo nomi da uomo, solo uomini, nomi da bambino. E alla fine nasce l'idea di chiamarla Emma. Torna a casa e i genitori di Angela decidono di far capolino a casa di questo ginsinaro, dove c'è anche la moglie, e non fanno nessun casino, però entrano e gli chiedono che intenzioni ha, che cosa vuoi fare, e quindi mettono alla luce la relazione extraconiugale che lui aveva con Angela davanti alla moglie. Quindi da qui potete immaginare tutto l'evolversi della situazione. Lui lascia dei soldi mortificato per quello che è successo, però non lascia sua moglie e i Papin se ne vanno via, Angela rimane in macchina e da lì si evolve poi la storia. Quindi il jeansinaro se ne torna in Calabria, affronta la situazione che aveva creato, si crea un suo nuovo impero in Calabria e Angela rimane sotto per questa storia. Non riesce a superare il dolore e nel frattempo Emma cresce, si fa grande e crescerà con questa famiglia. Crescerà con un nonno che rimpiange un po' i tempi del dominio asburgico, una nonna che non perde occasione per preparare delle zuppe, perché la zuppa calda ricorda un po' l'unione familiare. Crescerà con questi quattro zii, uno normale, un playboy e due gemelli diversi, e avrà il carattere un po' di tutti e un po' di nessuno, perché Emma, crescendo solo con i nonni in quanto Angela, partirà perché non riuscendo a trovare una soluzione per soffrire di meno,
per questo amore mai più corrisposto, se ne parte con un uomo che incontra e una sera, andando a ballare, nasce una piccola storia d'amore. È bello anche vedere come lei si relaziona con questo suo amante, con questo suo nuovo amore, ed è bello anche vedere come lui interagisce con lei, i discorsi che fanno. In un dato momento lui gli confida di sapere che lei non è mai stata realmente sua. E insomma è bello, non ve lo voglio raccontare tutto perché dovete leggerlo. Comunque So che un giorno tornerai è un libro che non parla solo d'amore, ma parla anche di felicità. Potrebbe rinchiudere tutto in questo titolo. Quindi So che un giorno tornerai è un bellissimo libro che cambia di significato ogni volta che voi andate avanti di capitolo in capitolo. Quindi non vi fate ingannare dall'apparenza. Luca Bianchini ha scritto un libro meraviglioso e, come vi ho già detto, vi prende per mano e vi racconta questa storia cullandovi. Vi fa vivere realmente quella che è la città degli anni 60, una città bella tra il mare e la Jugoslavia, e una Trieste che vale la pena di leggere. So che un giorno tornerai. Il mio voto è 4,5 su 5, perché avrei voluto una storia con un finale diverso, nel senso, non per il mio gusto personale, ma perché secondo me poteva dare qualcosa di più. Poi logicamente è una storia vera, quindi c'è poco da giudicare. Però a livello narrativo mi piace molto la storia, e soprattutto mi piace come è in grado di trasmetterci quello che è il sentimento, la sensazione che si prova, che provano i nostri beniamini nel momento in cui stanno vivendo le loro avventure. Che dirvi, ragazzi, questa è la mia recensione. Se voi l'avete letto o se lo leggerete, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate. Magari scrivetelo qua sotto nei commenti. Poi qui passerà anche il link per vedere le mie altre recensioni, così magari se volete leggere qualcos'altro potete spulciare fra quelle che sono le mie recensioni. E niente, se la mia recensione vi è piaciuta, condividete, mettete un like e iscrivetevi al canale. Concludo con la frase del libro che conclude e apre il libro, che alla fine ognuno di noi si innamora di chi ci guarda un attimo e poi ci sfugge per sempre. Luca Bianchini, So che un giorno tornerai. Grazie, ragazzi.